è successo che abbiamo preso un gol alla fine, il gol della domenica, diciamo, e abbiamo perso questa partita che secondo me non meritavamo di perdere. Dispiace per come è andata. Domani dobbiamo alzare subito la testa e pensare alla partita prossima. Senti, la sconfitta è stata una beffa, indubbiamente, ma la prestazione non è stata brillante. Allora, la sconfitta secondo me non ci stava, è stata una beffa come dice lei. La prestazione è stata brillante. Sicuramente voi da fuori vedete meglio che dal campo. Io penso che palle gol loro, poche. Parte un colpo di testa e il gol, non hanno fatto niente. Hanno fatto delle ripartenze su errori nostri, perché è troppa frenesia. Alcune volte abbiamo sbagliato degli appoggi e loro ripartivano. La partita secondo me è stata combattuta. Esatto. Ma anche palle con nostre, poche, Infatti pochissime, ho detto troppe. combattuta, non combattuta. Insomma, anche noi da fuori forse si è vista una partita bruttina, cioè così, Esatto. ecco, può darsi che voi l'avete vista diversamente, ma insomma, Sì. non ci siete sembrati la squadra di Ferrara o la squadra di altre Sì, prestazioni? sicuramente a Ferrara abbiamo fatto una prestazione diversa, me ne sono accorto anch'io, però non è stata così disastrosa ai miei occhi, poi ripeto, vedete voi. Cambio di modulo, il mister ha detto che è rimasto soddisfatto dalla tenuta difensiva della squadra, come vi siete trovati con questa difesa a 4 e magari pensi che ci possano essere in futuro anche presupposti per, da parte tua e su Masur, respingere un po' di più sulle corsie laterali o questo modulo vi blocca un po' di più No, rispetto allora all'altro? questo modulo a me piace. Parto dal presupposto che è il mio ruolo questo principalmente, quindi è un modulo che mi piace. Poi ovviamente era la prima partita che si faceva, secondo me in fase difensiva abbiamo fatto molto bene. Ripeto, abbiamo sbagliato tante palle in fase di costruzione che non hanno permesso magari a noi esterni o alcune giocate sbagliando degli appoggi da parte nostra, da parte dei centrocampisti. E quindi la fase di costruzione non è stata così fluida, diciamo. Secondo me ci può essere una difficoltà maggiore a giocare in casa perché c'è una pressione diversa rispetto alle partite trasferite. Io giocherei tutte le partite in casa, vi dico la verità. Poi, non lo so. A me piace giocare nello stadio della città, con i tifosi che comunque oggi ci hanno sostenuto fino alla fine. Quindi io giocherei tutte le partite in casa. Una cosa, dopo la partita di Ferrara, il presidente Ponte per la prima volta ha detto noi possiamo ambire a stare lassù fra le prime squadre di questo campionato. È questa la tua idea oppure secondo te guardando queste prime partite, insomma, è giusto parlare di consolidamento in categoria, quindi non guardare proprio direttamente alle primissime posizioni? No, guardate, io ho fiducia dei miei compagni, ho fiducia nel mister, ho fiducia nella società, so il valore dei miei compagni, quindi io ci credo, nel senso sono convinto che possiamo far bene, poi quello che verrà si vedrà. Grazie. Grazie.